Uno dei veri grandi temi dell'intelligenza artificiale attualmente è la regolamentazione, che ci si divide tra chi dice che bisogna regolamentarla e chi dice che invece la tecnologia bisogna lasciarla. Al punto che addirittura, siccome io parlo di regolamentazione anche nel mio libro Cyberumanesimo, c'è chi dice: non mi aspettavo da te questa deriva antitecnologica. In realtà, vedete, le automobili, gli aerei, quando sono arrivate sul mercato, ovviamente era tutto un far west, no? In quel settore. E poi, dopo un po' di tempo, c'è stato bisogno di regolamentare il traffico aereo e il traffico sulla strada, perché altrimenti, chiaramente, questo avrebbe potuto portare problemi. Qui, occuparsi di, o parlare di traffico regolamentato, sia aereo, fisico o su digitale, cioè, non significa essere oscurantisti, non significa essere contro l'innovazione, significa essere per l'uomo, perché alla fine poi queste regole servono a tutti noi per stare meglio, per vivere meglio. Ecco perché sono per la regolamentazione. Poi ci sono vari tipi di regolamentazione, quella stringente, dove in automobile non puoi salire se non hai 50 anni e vai a 5 km/h, che va bene. Magari in quell'aereo invece avete visto, sì, la sappiamo, abbiamo scoperto quanto invece sia importante la regolamentazione stringente. Dai piccoli ai grandi aerei la manutenzione è regolamentata fino al dettaglio, ogni piccolo componente approvato, testato, eccetera, ridondante e così via, perché è necessario. Altrimenti si metterebbe a rischio il repentaglio la vita di molte persone. Un po' meno nelle automobili per ovvie ragioni, ma ci vuole. Allora, anche nell'intelligenza artificiale è necessario mettere delle regole. Bisogna vedere quali, per cui non mi porrei il problema se regolamentare o meno, ma il quanto e il come. Per cui sarebbe bello se la discussione si spostasse sul come. Quanto, cosa, più che no, lasciamola libera. Perché no, lasciamola libera, ritengo, azzardo la mia opinione, ritengo che sia oscurantista al contrario, perché è un atteggiamento di chiusura che paradossalmente percepisco.